Buonasera, mi chiamo Ivan Grassi, sono responsabile commerciale per Tecnocaz Vatec della linea di radiologia. Siamo qui all'IDS di Colonia per presentarvi in anteprima mondiale il nuovo apparecchio della linea PacSci. PacSci oggi è commercializzato nella linea 2D e in questo momento vi farò vedere invece la nuova linea PacSci 3D, che si contraddistingue per due linee. Una linea con un FOV field of view 8x8 e un apparecchio con un field of view 12x9. Tutte le macchine sono installate e vendute, comprese della base autoportante. Questa è una caratteristica di Vatec, dove non viene richiesto mai nessun tipo di fissaggio a muro. La macchina è molto pulita nel suo design, fanno tutta la panoramica reale e hanno un sensore che ci permette di fare l'autoswitch. Autoswitch cosa vuol dire? La macchina in modalità elettronica collegata al computer switcha da modalità panoramica a modalità CBCT. Abbiamo anche la possibilità di aggiungere un braccio per l'ortodonzia, quindi un braccio cefalometrico che vedete sulla mia destra. Il braccio cefalometrico può essere di due tipologie: un braccio cefalometrico a scansione con un tempo di scansione, oppure un braccio cefalometrico come quello che abbiamo esposto qui in stand Vatec all'IDS con il one shot. One shot è un unico pannello, un unico flat panel ed è un sensore commercializzato e prodotto dalla Vatec Corea, quindi siamo anche produttori del sensore. È un flat panel di dimensioni molto grandi, ma partiamo da una dimensione 18x24 per arrivare a un massimo di 30x25. Quindi questa macchina che stiamo presentando oggi all'IDS è una macchina che completa la gamma dei PacSci. PacSci anche con il 3D, con il formato immagine 8x8 o 12x9. Nella fornitura che noi daremo nel mercato italiano ci saranno anche una serie di servizi che sono tra i più importanti oggi sul mercato, ossia il computer già configurato con help desk e full service, in modo da avere sempre il controllo della macchina. La macchina è prodotta dalla Vatec Corea, quindi paese oggi noto per la sua tecnologia, e questa tecnologia noi la utilizziamo per dare dei servizi a 360 gradi all'odontoiatra. Questo è il nuovo software chiamato EZ3D AI, dove è stato molto, molto rivisto nel suo design e semplificato. Software molto easy, come vedete con un doppio clic mi avvicino all'immagine. Vado a disegnare le mie cross section in automatico, quindi posso andare a fare poi l'elaborazione disegnando il canale mandibolare e andare poi infine a vederlo sul rendering, un software molto semplice di utilizzo, molto easy per spiegare al paziente il tipo di trattamento. Andiamo per ultimo a vedere anche la semplicità nell'inserire un impianto, nel simulare un impianto. Quindi prendiamo una misura nel nostro settore dove vogliamo andare a inserire un impianto, dalla misura clicchiamo col tasto destro e facciamo inserisci impianti. Lui in automatico va a verificare nella mia libreria qual è l'impianto più adeguato. Scelgo il colore e vado a inserire l'impianto. Come vedete, una modalità molto molto semplice, molto easy, semplice da imparare, curva d'apprendimento velocissima e io ho anche subito la mia immagine. Ho anche la possibilità di vedere intorno al mio impianto qual è la densità dell'osso. Terminiamo questa rapida presentazione facendovi vedere un prodotto top di gamma per Vatec, ma top di gamma anche per la radiologia odontoiatrica oggi sul mercato. È una macchina nuova nella sua tipologia e la particolarità di questa macchina che è chiamata PacSci 3D Green, e Green sta per comunque un qualcosa di ecologico. Ecologico vuol dire che comunque noi diamo una rapidità di scansione nella CBCT inferiore a 6 secondi. Questa è la particolarità di questa macchina che ripresenteremo anche in altre fiere e in questo momento unica nella sua specie. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a visitare il nostro sito Tecnogaz o Vatec per vedere tutta la nostra linea di prodotti. Grazie, arrivederci.